Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 8, episodio 92. In questa bloggata audio andrò a raccontarvi brevemente il link alla bloggata NATO's Southern Flank Security Around the Mediterranean Sea. Il link, come al solito, lo trovate in descrizione di questo file di YouTube. La bloggata relativa a NATO's Southern Flank Security Around the Mediterranean Sea, cioè la sicurezza del fianco sud della NATO intorno al Mar Mediterraneo, è la traduzione e sintesi in italiano della conferenza gratuita che si trova in YouTube del Double Est. E quindi che cosa vi posso dire? Se siete interessati potete andare a cliccare e vi leggete tutta la conferenza che io ho provveduto a trascrivere in italiano, oppure la potete fruire in lingua originale in inglese, appunto dal file multimediale, oppure se non avete tanto tempo e vi basta quello che vi racconto, io provvederò a sintetizzarla in questo podcast. Dunque, intervengono al webinar di IISS il signor Robert Bell, che è il rappresentante civile in Europa del segretario della difesa, Chloe Berger, ricercatrice del NATO Defense College, l'ammiraglio Giorgio Lazio, comandante della Marina italiana, e come moderatore abbiamo il signor Harold. Dunque, che cosa vi posso dire? Vediamo, ci sono una serie di domande. Ecco, perché la NATO ha bisogno di una strategia per il fianco sud del Mediterraneo? Solo una questione di contenimento dei russi a causa di quello che è accaduto in Crimea? Dunque, la signora Berger risponde: dopo la crisi in Crimea c'è stata la necessità tra i membri NATO di trovare una linea comune. Occorre trovare degli equilibri per mantenere prosperità e stabilità, e NATO e UE stanno lavorando insieme per trovare una soluzione per la crisi in Crimea, in Afghanistan ed in Iraq. Detto tra noi, in Crimea è sufficiente che la NATO se ne stia fuori dai coglioni, perché l'Ucraina è roba della Russia. Qualcuno si ricorderà forse la grossa battaglia di Kursk che i russi ebbero a fare contro i nazisti per tenersi l'Ucraina. Quindi voglio dire, inutile che la UE, con il braccio militare della NATO guidato dagli USA, continuino a puntare sull'Ucraina quando l'Ucraina è made in Russia. Questa è la mia opinione. Poi vi sentiamo un po' Robert Bell. Francia, Italia e Turchia sono tutti coinvolti nelle nuove sfide est per la questione della Crimea e dell'Ucraina, e tutte hanno l'eventuale obbligo di poter dispiegare almeno una brigata in 7 giorni dall'avvento di una chiamata di crisi. Poi, altra domanda: come considerare gli obiettivi e gli interessi contrastanti dei membri della NATO quando le minacce provengono direttamente da paesi posti nel Mediterraneo del Sud? Risponde il signor Robert Bell: il concetto di fianco NATO del Sud e del Nord era concepito durante la Guerra Fredda in termini di Unione Sovietica, quindi URSS, la cui minaccia per la NATO era posta ad est. Ma oggi, ed in prospettiva, la presenza russa in Nord Africa non è una minaccia NATO, anche se contestualmente ci sono tra i paesi NATO degli interessi nazionali che sono contrastanti con gli obiettivi della Russia. Qui stiamo parlando del collasso di stati e di flussi migratori imponenti che potranno distruggere il modo di vita europeo. Gli attacchi terroristici del 2015, che uccisero oltre 100 persone, una grande perdita di vite umane in Europa, la più grande mai esplosa dalla seconda guerra mondiale sul suolo francese. Il concetto di fianco, però, fianco sud dell'Europa, è un concetto che distrae dalle minacce future. Sarebbe meglio definirlo linea del fronte del sud. Terrorismo, traffico di esseri umani, migrazioni apocalittiche, stati falliti e collassati minacciano la NATO e l'Europa.
tutte queste minacce non hanno niente a che vedere con i rischi di scontri militari che invece ci sono stati adesso, ad esempio, con lo stato dell'ISIS. Come gli strumenti della NATO rispondono alle minacce future? La NATO sul tema delle migrazioni, traffico degli esseri umani, terrorismo, migrazioni apocalittiche, stati falliti può oggi fare ben poco se non ci sono già vari stati nazionali che seguono queste tematiche per propri interessi politici. Come la NATO potrà far fronte alle minacce in epoca di tagli delle spese militari per spese sanitarie e Covid? L'importante è fare esercitazioni regolari. Quanto la Libia è un problema militare per la NATO, quanto il ruolo turco nel Mediterraneo e in Libia rinforza gli sforzi della NATO? La Libia è un problema per la NATO perché ci sono stati nazionali che siedono accanto nella NATO che però in Libia sostengono fazioni avverse. Dopo il 2011 la NATO non è più coinvolta in Libia perché non è stata ritenuta più un ruolo centrale per gli alleati. La NATO è un'organizzazione militare la cui competenza è la sicurezza dell'alleanza dei paesi membri, pure la sicurezza di uno dei paesi membri NATO. Per evitare che una nuova strage come quella del Ruanda si potesse replicare in Tobruk, la NATO decise di agire contro Gheddafi nel 2011. Ci fu persino una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU in favore di questa azione militare. Quando il Sahel diventerà una radice del problema di sicurezza nel Mediterraneo, con il fatto che i 5 stati del Sahel hanno affermato che questo è il perno centrale del problema? La Francia ha grandi interessi economici e quindi militari, specialmente in Mali. La Gran Bretagna ha poco interesse in quello che sono gli interessi della UE in Nord Africa. Gli USA sono in uscita nel Mediterraneo e focalizzati sul pivot in China. AFRICOM, il comando USA, collabora solo con la Francia sul campo. Io non penso che la NATO si interesserà del Mali in una situazione di caos. L'unica speranza è che i 5 paesi del Sahel continuino con la collaborazione NATO, come è stata sino ad oggi. Cosa può fare la NATO per aiutare Spagna, Grecia, Francia e Italia dal flusso di immigrati clandestini? I migranti economici non sono profughi, come lo sono per la normativa italiana che ha la protezione umanitaria. La UE ha proposto agli stati dell'Unione Europea di prendere una quota di profughi, ma questo non ha prodotto consenso unitario nell'Unione Europea, a causa delle differenti normative nazionali sul tema della definizione di profughi, in particolar modo i paesi dell'Est Europa che sono compatti su questo tema. Ma le navi della NATO sono navi da guerra, non sono traghetti, quindi al massimo possono essere usate per fare sbarchi navali e respingimenti assistiti. La NATO aveva proposto di creare una zona SAR di ricerca e soccorso per poi riportare i migranti in Libia. Ma l'Italia si è opposta, ve lo ridico due volte così avete sentito bene. La UE quindi ha finito per cedere al ricatto della Turchia, che non è membro UE ma è un membro NATO, per contenere i profughi siriani. La NATO è e sarà una delle organizzazioni che dovrà far fronte alle minacce future per il Mediterraneo. Che cosa potrebbe fare la NATO per evitare che il flusso migratorio raggiunga l'Europa? Collaborare con Algeria, Mauritania, ma per adesso la rotta principale della fascia subsahariana fa rotta in Libia e non altrove, mentre ad ovest Mauritania ed Algeria controllano i propri confini, tanto quanto l'Egitto che è ad est. Ok signori, siete interessati a queste tematiche e a questa conferenza, serie di botte e risposte, andate a cliccare sul link che trovate in descrizione e sarete catapultati alla mia bloggata, dove troverete la versione italiana tradotta da leggere, oppure potrete fruire il contenuto multimediale in lingua inglese. Ciao, alla prossima!